Wesh Barcallini, bentornati in questo nuovissimo video YouTube. Come avete visto dalla copertina, stiamo per fare un tagliando da maranza. Si spende sempre 0 euro e si cerca di trattare bene il nostro T-Max, che l'abbiamo trattato un po' troppo male in questo periodo, tra cadute, graffi e tutto quanto. Mi si è accesa la spia del motore nel cruscotto e significa in poche parole che dobbiamo togliere l'olio, dobbiamo mettere un bel filtro, rimettere l'olio nuovo e trattarlo come una barcallina. Iniziamo con il nostro tagliando Barcallini. Ci tenevo anche a dirvi, Barcallini, che questo tagliando qua, se l'avessi fatto Yamaha, mi sarebbe costato più o meno sui 300-400 euro. Questo nel libretto c'è scritto proprio questo prezzo qua, però ho scelto di farlo da solo, mi sono procurato lo stretto necessario e sono arrivato a spendere, Barcallini, meno, mi sa, di 70-80 euro. Quindi quello che vi consiglio io è di guardare questo video qua per imparare come si fa un tagliando e di farlo a casa senza andare in officina Yamaha, senza andare dai concessionari, perché vi fanno sborsare solo dei gran soldi. Allora, Barcallini, per fare il tagliando avremo bisogno di questo olio qua. Questo è vecchio, come potete vedere, ho deciso di prenderlo come esempio, del Motul, il filtro, perché quando cambiamo l'olio ed andiamo ad abboccare dobbiamo cambiare anche il filtro, l'attrezzo per smontare il filtro, un po' grezzo da marocchino serio. E qua abbiamo il nostro olio, esattamente come quell'altro, olio Motul 7100 10W40, pagato solamente 48 euro da Amazon. Siamo adesso, Barcallini, nel retro dell'officina. Avremo bisogno di un imbuto per mettere dentro l'olio, di una vaschetta per misurare quanto olio dobbiamo mettere e infine, fratello, ci abbiamo bisogno anche di una vaschetta per scaricare l'olio. Adesso la troviamo, andiamo. Top, seguiamolo. Ecco la vaschetta, Barcallini. Adesso andiamo verso il nostro bellissimo T-Max. Prendiamo i guanti per lavorare, Barcallini, e andiamo finalmente nella postazione da lavoro, dove abbiamo preparato tutto il necessario. Facciamo un piccolo riepilogo. Allora, Barcallini, come abbiamo detto, abbiamo preso lo stretto necessario. Ci abbiamo dei guanti per non sporcarci troppo, perché dobbiamo essere dei meccanici di professione. Abbiamo qua per misurare quanto olio dobbiamo mettere 2,7 litri oppure 2,9. L'imbuto che ci serve per mettere dentro, poi questo qua per sicurezza, e ci abbiamo questa vaschetta qua, Barcallini, per scaricare l'olio vecchio, che poi andiamo a buttare dentro l'officina, visto che non possiamo smaltirlo in qualsiasi punto noi vogliamo. Questo è l'olio. E tiriamo fuori le chiavi inglesi, Barcallini, e iniziamo con l'italiano. Allora, Barcallini, questo è il bullone che dobbiamo andare a smontare per tirare fuori l'olio. Avremo bisogno di una chiave, questa qui non so come si chiama, comunque è un numero 17. Infiliamo, svitiamo e poi allentiamo pian piano con la mano, perché l'olio potrebbe andare troppo fuori e rischiamo di sporcare tutta l'officina. Quindi adesso, Barcallini, smontiamo e scarichiamo l'olio. Stiamo allentando pian piano, Barcallini. Tra poco uscirà fuori un fiume di olio. Sono curioso di che colore ci abbia, di che colore sia, scusatemi. Il lag è normale. Eccolo. Eccolo. Lo vedete bene? Sta uscendo fuori tutto l'olio. Adesso aspettiamo che coli tutto quanto e poi togliamo anche il filtro, Barcallini. Allora, Barcallini, tutto l'olio è già colato. Abbiamo finito qua. Puliamo un attimo, così togliamo questa vaschetta qua e possiamo togliere anche il filtro dell'olio. Adesso, Barcallini, che abbiamo fatto scolare tutto l'olio, è il momento di togliere anche il filtro per mettere quello nuovo. Il filtro è esattamente questo qua, ve lo faccio vedere un po' meglio. Questo qua è il filtro, dobbiamo andare a smontarlo e poi, Barcallini, mettiamo quello nuovo, che è esattamente questo qua, che l'ho preso in un magazzino, l'ho pagato 11 euro, quindi siamo a un totale di 48 euro per 4 litri e 11 euro per un filtro, che sono 59 euro a confronto dei 300-400 euro che ti vanno a chiedere in officina. A posto, Barcallini, adesso è il momento di cambiare il filtro, mettiamo questo qua dentro, avvitiamo fino a quando non è bello stretto e poi iniziamo a smontare. Anche da qua cadrà un po' di olio, quindi stiamo attenti a non sporcare la nostra officina. Stringiamo per bene, 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 bene. E poi tiriamo. Come vedete, si è già allentato un attimo. Risvitiamo un pochino, ritorniamo indietro, riavvitiamo e poi tiriamo di nuovo indietro. Tutto questo fino a quando non sarà leggero e potremo svitarlo a mano. Quindi tiriamo. Ginocchio, tiriamo. Vedete come sta già colando un pochino, quindi è arrivato il momento di togliere anche il filtro adesso, ragazzi, sperando di non sporcare troppo. Quindi vedete, da qua c'è tanto olio che esce,
Togliamo tutto il filtro e la situo qua e trio. Allora ragazzi, filtro vecchio tolto, adesso andiamo a mettere quello nuovo. La tecnica che ho visto dagli altri meccanici è che quando si monta quello nuovo va sempre messo un po' di olio dentro, cosparso un po' di olio qua e poi lo monti. Ed è quello che faremo adesso noi. Allora Barcallini, l'abbiamo aperto, adesso dobbiamo cospargere un po'. Mi tira un po' a sporcarmi, quindi usiamo la tecnica dei Maranza. Mettiamo un po' dentro il filtro così. Vedete, l'abbiamo già cosparso. Adesso riempiamo un po' con dell'olio nuovo e poi lo rimontiamo là al suo posto. Ci vediamo una volta che dobbiamo abboccare l'olio, perché questa procedura è un po' lenta e mi tira un po'. So che vi annoierete, Barcallini. Allora Barcallini, adesso è il momento di misurare 2,7 litri. Come facciamo? Andiamo a riempire questa che è da 2 e la mettiamo qua, e poi misuriamo altri 7 e li mettiamo sempre qua. Iniziamo. Questo qua è un litro, quindi ci basterà solamente prendere e rovesciarlo tutto qua dentro, esattamente in questo modo qua. Aspettiamo che finisca di rovesciarsi tutto quanto, però dai, è pochino. E una volta finito con quello, Barcallini, iniziamo con quello nuovo, che dovranno essere 2,7 litri, che vediamo esattamente qua. Riempiamo anche quello e poi, Barcallini, ci vediamo una volta che dobbiamo mettere dentro tutto quanto l'olio e poi possiamo finalmente tornare a girare con il nostro T-Max, che è stato, come si può dire, curato. Finito di abboccare tutto quanto l'olio, siamo a 2,9 litri circa. Adesso prendiamo il nostro bullone, lo andiamo a mettere esattamente nel buco, poi svitiamo questo tappo qua e possiamo finalmente abboccare il nostro olio nuovo, Barcallini. Vi ricordo, le spese sono 0 euro. Grazie mille alla mentalità dei Maranza. Momento del verdetto, Barcallini, tappo come vi ho detto già montato. Qua abbiamo messo una vaschetta così da non sporcare, visto che l'imbuto è un po' storto. Iniziamo riempiendo con i nostri 2,9 litri, stando attento che non fuoriesca niente. E niente, noi ci vediamo una volta, Barcallini, che abbiamo finito con il nostro tagliando e possiamo farci una piccola chiacchierata tra di noi. Tappo montato, Barcallini, adesso momento del verdetto, scopriamo finalmente se è andato tutto a buon fine oppure no. Accendiamo il nostro T-Max, questa qui è esattamente l'interfaccia che fa vedere quando si accende. Qua c'è scritto ancora oil, vi faccio vedere adesso come si toglie questa spia qua. Adesso, Barcallini, il momento di spegnere questa spia qua dell'olio. Ci basterà tenere cliccato il tasto del menu, entrare qua. Una volta qua, Barcallini, andiamo su manutenzioni, clicchiamo sempre col tasto del menu, andiamo qua, clicchiamo un'altra volta col tasto del menu. E una volta qua, per azzerare, io già ho fatto 6.000 km, ma è meglio farci solamente 5.000 e poi cambiare l'olio. Teniamo cliccata questa freccia qua per tipo 2-3 secondi ed ecco qua, Barcallini, l'abbiamo azzerata. Andiamo dietro, torniamo un'altra volta indietro, Barcallini, e ci abbiamo la spia qua dell'olio tolta. Adesso ci rimane altro solamente la cinghia, però questa la cambieremo in un altro video. In ogni caso, Barcallini, se vi è piaciuto questo video qua, fatemelo sapere nei commenti, mettete like, iscrivetevi, condividete il video con tutti i vostri amici che hanno un motore a due tempi, che hanno una moto a due ruote, a una ruota, a quattro ruote, qualsiasi cosa. Vi ripeto, mettete like, iscrivetevi, condividete, Barcallini, e noi ci vediamo al prossimo video dei Maranza, che mettiamo a posto i T-Max con 0 euro. Ciao, Barcallini.